Buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa di oggi martedì 23 di febbraio. Un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori. Cominciamo dal santo di oggi. Oggi la Chiesa cattolica ricorda San Policarpo, vescovo e martire. Attenzione perché parliamo di un personaggio di un vescovo del 75-80, quindi proprio eh, a ridosso della, della morte di Gesù, quindi fu discepolo di San Giovanni e secondo una tradizione antica fu nominato vescovo di Smirre proprio dallo stesso apostolo. Eh, morì in, in, nel, eh, intorno al 155, allora circa 80 anni, insomma. Um, e dopo la sua morte i discepoli scrissero un commosso resoconto sul suo martirio. Il sole è sorto alle 6.55 tramonterà alle 17.48, vediamo il tempo, oggi avremo un cielo parzialmente nuvoloso nella mattinata, poi nel pomeriggio di oggi peggiore, con ehm, precipitazioni che diventeranno anche a carattere di rovescio nel pomeriggio. E saranno più probabili nel settore centro settentrionale della regione. Le temperature saranno in aumento nei valori minimi e stazionarie invece le temperature massime. Allora andiamo adesso a vedere invece per la giornata di domani che cosa ci eh, attende dal punto di vista meteorologico. Avremo un cielo irregolarmente nuvoloso nella mattinata con eh, rovesci. Eh, Probabili lungo la costa, quindi peggioramento che durerà anche fino a domani mattina. Quello che parte oggi pomeriggio, quindi fino a domani mattina, poi il tempo migliorerà, anzi peggiorerà. Scusate, nella giornata di eh, giovedì con rovesci, rovesci più insistenti nel pomeriggio eh, del, del giovedì, di giovedì 25 di febbraio. Le temperature sono in lieve diminuzione. Poi nel resto della settimana eh, ci sarà una, un transito di nuvolosità associato a deboli fenomeni eh, di precipitazione, quindi avremo ancora tempo un po' perturbato ancora venerdì, nella giornata di venerdì. Allora, adesso andiamo a leggere i giornali, cominciamo dalla pagina di Fano del eh, Messaggero. Innanzitutto la cronaca con. Eh, eh, I ladri che sono andati per l'ennesima volta in un bar di fano, si chiama Polvere di Caffè, eh, bar perseguitato dai ladri. Avanti così e chiudiamo, dice il, il titolare. Che eh, dice l'assicurazione non è più disposta a coprire i danni e l'ultima volta dovuto sborsa, ho dovuto quindi sborsare di, eh, di tasca mia. Questa eh, è la, la dichiarazione eh, del titolare. In un anno pensate, il quinto colpo che Hanno cercato di mettere a segno nel locale di eh, Sant'Orso. Il resto del Carlino. Guardate in eh, pagina di eh, Fano, mostra anche un eh, fotogramma dell'incursione notturna dei ladri. Guardate, si vede molto bene questa immagine registrata. Pensate, neanche è un orario tanto, eh, non è che a, a notte fonda, insomma, un orario abbastanza. 23-27 insomma, ecco, prima di mezzanotte, vedete i due ladri, uno. Eh, già al di là del bancone e l'altro che sta tentando di, di scavalcarlo. Sono chiaramente incappucciati, eh, si vede, sanno che ci sono le telecamere, sanno che in quel momento eh, le telecamere stanno riprendendo la loro azione, quindi sono accorti e chiaramente coperti, eh, solo il naso e gli occhi, mentre stanno arraffando quello che c'è all'interno del locale. È un film già visto, titola Il Resto del Carlino. Ottavo furto al bar non mi assicurano più nel mirino il polvere di caffè che si trova nel quartiere di Santorso. Le telecamere hanno ripreso tre individui a volto coperto, muniti di pila e di eh, sacco. Andiamo sulla pagina invece del Corriere Adriatico, quella di Fano, per eh, vedere l'apertura giunta aperta alle idee dei cittadini. Parte l'iniziativa Sbilanciamoci. Cioè, già dal titolo si capisce che si parla di bilancio, la previsione, il preventivo per il 2016. Ebbene, chi ha delle idee da proporre al eh, comune, quindi alla giunta eh, e al sindaco, può entrare nel sito del, appunto, del comune di Fano e dire la sua eh, su come spendere bene eh, o su come investire appunto i soldi per il prossimo per questo appunto per l'anno. Eh, e quindi Mascarin che è anche l'assessore alla trasparenza dice in modo diretto sarà possibile per i fanesi partecipare alla formazione dello strumento contabile. Poi sulla pagina di fama del Corriere si parla invece della, delle, iniziative, delle iniziative in programma per la prossima, un po' per tutto l'anno, ma poi anche per la stagione estiva. Festa della Fortuna, per esempio, è un evento per gli, per gli artisti, ma il Sindaco sta pensando anche. Eh, se non si farà la fano dei Cesari, non ha abbandonato il tema della romanità. In progetto c'è un evento, per esempio, dedicato alla romanità che duri più di due giorni in una città trasformata con un salto indietro nel tempo che spettacolarizzi di nuovo come iniziativa clou la corsa davanti all'Arco d'Augusto, la corsa chiaramente con le bighe. Poi Vitruvio, Vitruvio, che entra a scuola con il gioco, come imparare divertendosi, passatempi da tavola e moduli didattici elaborati dal centro studi. La pagina di Fano, eh, sempre del Corriere Adriatico, la cronaca attende i carabinieri con la valigia in mano, sapeva di dover scontare un uomo una pena detentiva per un cumulo di condanne pari a due anni, così alla stazione ferroviaria, atteso l'arrivo dei carabinieri con la valigia in mano. Pronta. E a centro pagina anche qui vedete il titolare Marco Antonini del Polvere di Caffè, esercente perseguitato dai ladri, troppi furti, nessuna assicurazione ormai ci copre più. La pagina di Senigallia invece lavori in piazza a Garibaldi, i costi sono raddoppiati: da 1.300.000 euro si passa a 2 milioni e 788.000 Sartini dice è un pozzo senza fine. Il grande mistero invece delle dimissioni di Vittorio Sgarbi dal Comune di Urbino, il PD ricorda Gambini in Consiglio comunale gli ha chiesto velatamente un passo indietro. Gambini è il sindaco di Urbino, dopo averlo tanto voluto questa giunta non sa più come fare per mandarlo a casa, mentre a Fossombrone la fontana di Bianchi nella piazza centrale diventerà la piazza degli eh, spettacoli. Finalmente la fontana di Bruno Bianchi, scultore forsempronese del dopoguerra, è stata recuperata, ha detto l'assessore eh, eh, alla, eh, alla pubblica istruzione Stefano Bonci, e da ieri mattina si lavora per ricollocarla al centro della piazza Giovanni, eh, Papa Giovanni XXIII. Sotto invece da Sant'Angelo in vado addio a Vanni. Eh, professore Gentiluomo, si è spento lo storico presidente dell'Avis Vadese, oggi poveriggio in, in cattedrale ci sarà il eh, funerale. Andiamo avanti con la rassegna sempre del Corriere Adriatico, la pagina di eh, Pesaro, la città che compie 2200 anni Eventi per la celebrazione. Si parte con un ciclo di quattro conversazioni a cura del professor Lorenzo Braccesi e di Chiara Del Pino. A centro invece Pesaro sarà capofila del progetto Sport Acquatici, guiderà l'iniziativa europea per creare il relativo bando. La società Canottieri sarà in prima linea. Poi nel carcere di Villa Fastigi il pericolo è il sovraffollamento. In visita a Pesaro. Eh, nobili con i consiglieri regionali. E adesso eh, invece la, le pagine del resto del Carlino. Questa è la pagina principale guardate anche qui in eh, primo piano Marcantognini, il titolare che mostra alla giornalista eh, un fermo immagine, un fotogramma dei, eh, dei ladri che eh, si sono introdotti nottetempo nel suo locale. Poi sopra invece eh, l'intervista al professore di 94 anni che non paga il canone eh, Rai da, da moltissimo tempo, il canone in bolletta è inutile. Io da 18 anni ho sigillato la televisione. C'è chi protesta perché invece non vede la eh, TV di Stato. Eredità Licini, una fondazione. Eh, per i quadri, il notaio ne aveva registrata una nel 2008, una grande, eh, un grande collezionista d'arte. Entriamo nelle pagine interne, anche qui dalla pagina di Fano: pochi vigili, in compenso arrivano le telecamere. Vedete il comandante Giorgio Fuligno che indica sul monitor eh, del suo PC. Un fermo immagine anche qui di una telecamera che è attiva in città. Pochi vigili, eh, dicevo, ma in compenso arrivano le telecamere pronti altri otto impianti in grado di stanare chi sgarra con un semplice controllo della targa. In caso di irregolarità il sistema invia un alert, un allarme alle forze dell'ordine. Eh, gli uomini in campo sono 52. 52 vigili contro i 70 previsti in organico. Poi più della metà degli agenti opera sul territorio, l'obiettivo è di assumere almeno altri 12 vigili per l'estate. Eh, lifting alle strade invece ci pensa San Marino, sotto l'accordo con l'Università del Titano programmerà la manutenzione. Venduti 70, anzi 776.000 kg di pesce, sono tanti davvero e sono quelli. Eh, venduti al mercato ittico all'ingrosso ehm, un fatturato di 4,3 milioni malgrado il mancato dragaggio del porto. Nardini eh, dice le chiglie eh, scivolano nella, nella franchigia, impossibile ormeggiare, però Nardini che è direttore del mercato ittico all'ingrosso di Viale Adriatico, gestito dal consorzio ittico Fanese, è sostanzialmente contento di questo bilancio 2015 appunto del mercato ittico all'ingrosso che si trova. Eh, a due passi dal eh, porto di Fano. Mentre vedete qua gli scogli, gli scogli che sono, eh, sono arrivati. Sono scogli croati eh, per la eh, Gimarra di Fano. Eh, è iniziato infatti l'intervento di protezione della spiaggia con il rinforzo di alcune scogliere. Da venerdì è operativo il pontone che approfittando anche del mare calmo, sta operando a pieno regime e, tempo permettendo, scrive il resto del Carlino, le operazioni di ricarico delle scogliere saranno terminate entro la fine di eh, marzo. Andiamo a Marotta, eh, sulla pagina di Fano e Vale del Cesano, ingorgo d'auto, bimbi in pericolo. Dio Tallevi di progetto comune dice: si utilizzi l'area tra le vie Betti e Corfù, mancano i parcheggi all'uscita delle scuole Fa di Bruno e Fantini. Usare l'area della caserma o aprire un accesso carrabile più a nord, vicino alla rotatoria. E sotto da eh, Orciano, eh, giovani e media, media inteso come mezzi di comunicazione ecco la guida, Marco Gasparini presenta il suo libro che si intitola Il burattino uno di noi. E ancora, eh, per chiudere la nostra rassegna stampa, adesso andiamo sulle pagine del Messaggero. La pagina di Pesaro apre con la sanità, via libera al riordino. La Regione approva la trasformazione delle piccole strutture in ospedali di comunità. Riorganizzazione definitiva dopo il pasticcio di Natale, ma il fronte resta ancora caldo. Eh, spera di evitare il carcere, la cronaca con una lettera di assunzione. A Fano, i carabinieri vanno ad arrestarlo e lui chiede un, un favore, eh, appunto, mostrando questa lettera eh, di, eh, di assunzione. Quindi chiede insomma, se poteva evitare il caso. Diceva che aveva appena trovato lavoro, non è che eh, poi, dopo, vabbè, potete leggere quello che è stata la risposta dei carabinieri. A Fano, l'architettura si apprende con Vitruvio, nasce una sinergia tra il centro studi Vitruviano e le scuole. L'altra pagina invece del Messaggero, eh, andiamo eh, sul, sulla pagina di eh, Pesaro. Matteo Ricci, Matteo Ricci ambasciatore dell'altro Matteo, Matteo Renzi, eh, Ricci, ambasciatore di Renzi nel territorio. Il sindaco è anche vicepresidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e il premier lo coinvolge visite nei comuni che beneficeranno dello sblocco del patto di stabilità. Soltanto a pesaro verranno liberati oltre 30 milioni di investimenti. L'idea all'assemblea PD il primo cittadino dice riconoscimento importante. E, ehm, era partita da Pesaro la proposta al Presidente del Consiglio della legge eh, Premio e da oggi al via le celebrazioni, sempre a Pesaro, per i 2200 anni della eh, città. Siamo in chiusura. Il Palazzetto dello Sport è un cantiere per la Coppa Davis, la Coppa Davis che scende nell'arena. Via. Ai lavori per allestire i campi da tennis, pronto anche il tetto. Il presidente dell'Aspes Pieri dice: 500 quintali di terra rossa che arriveranno per organizzare questo importante eh, evento che è la Coppa eh, Davis, ehm, che si svolgerà appunto nell'Adriatic Arena. Eh, mentre il tetto è già pronto, 500 quintali dicevo, di terra rossa in un ambiente eh, al chiuso indoor per uno spessore di 8 cm eh, 200 stendardi che tappezzeranno le vie della città. Eh, aumentano purtroppo le defezioni dei campioni, nel senso che c'è qualcuno che non potrà venire come Federer che. Eh, purtroppo fresco di infortunio, rischia appunto di saltare la tappa eh, di eh, Pesaro. Bene, direi di eh, fermarci qui per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi. Occhio e giornali torna naturalmente domani mattina alle 8.30, ah, alle 7.30, mentre questa sera alle 20.30 ci sarà l'appuntamento con il nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Grazie a tutti voi per l'attenzione e buona giornata.